Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Nei nostri ultimi appuntamenti abbiamo avuto modo di parlare di squadre che si sono affacciate in un'unica occasione nel campionato di Serie A e molti di voi ci hanno chiesto di approfondire la questione anche per i club che si sono visti in una sola apparizione nel torneo cadetto. Le abbiamo raggruppate, essendo un numero consistente di squadre, cercando di raccontare avventure sportive davvero particolari, in una toccata e fuga al secondo piano del calcio italiano che ha riguardato piccoli e grandi club. È la prima e unica volta in Serie B, i 21 club con una sola apparizione nel campionato cadetto. Le grandi Juventus e Roma. Due formazioni che sono una presenza quasi immutabile nel campionato di Serie A. I bianconeri sono i più titolati d'Italia e i giallorossi dalla loro fondazione hanno avuto solo una battuta a vuoto. La Juve nel 2006 ha pagato la sentenza dello scandalo Calciopoli, ripartendo in cadetteria in un campionato dominato nonostante una penalizzazione. Protagonisti della finale mondiale del 2006 come Del Piero, Buffon e Trezeguet e autentici fuoriclasse come Nedved scesero in B in un campionato che pure non lesinò sorprese, come nel caso dei pareggi contro Rimini Arezzo e le sconfitte contro Brescia e Mantova. Si prova ad uscire con il tocco verticale. Serafini, prova! 1-0 Brescia, ma dov'era Buffon? Era fuori nettamente, è stato bravo sto ragazzo, guarda, lo rivediamo. Si dice questa cosa qui intanto. Palla su Hamsik, numero di Hamsik su Cristiano Zanetti, grosso in mezzo, Serafini! Ecco. 2-1 Brescia, gol bellissimo. E questo da un errore difensivo è venuto fuori, il calcio d'angolo, hanno preso il gol del 2-1. È un 87 questo Hamsik. Nell'estate del 2004, attenzione intatto, ancora Serafini! Questa è una partita perfetta, questa è una giornata indimenticabile per Matteo Serafini. Ma anche qui si è fermato Zebina. Ma la promozione non fu mai in discussione. La Roma nel primo dopoguerra visse una crisi che le costò la retrocessione nel 1951. Il campionato di Serie B fu una marcia trionfale, ma anche in quel caso non mancarono i risultati sorprendenti, come il tris incassato a Piombino. Le altre in città: Magenta, Molinella, Alba Trastevere, Mater, Alzano Virescit, La Dominante e Arsenal Taranto. Queste formazioni sono state l'espressione di realtà alternative di città con altri club storici di riferimento. L'associazione calcio Magenta nella città metropolitana di Milano, nel campionato 1947-48, ha fatto un'apparizione in B come terza squadra cittadina. Negli anni in cui il Bologna dominava il calcio nazionale, il Molinella rappresentò in un torneo cadetto una seconda realtà cittadina felsinea. Nella capitale, oltre a Roma e Lazio, altre due formazioni hanno disputato almeno una volta il torneo di Serie B. L'Alba Trastevere vide fondersi una delle storiche società romane, vicecampione d'Italia, prima di confluire nella Roma e essere rifondata, col Trastevere e disputare un campionato cadetto nell'immediato dopoguerra, prima del girone unico. Prima del conflitto bellico disputò un campionato di B, la Mater, acronimo di Motori Alimentatori Trasformatori Elettrici Roma, che disputò l'ultimo torneo cadetto anteguerra nella stagione 1942-43, giocando le sue partite al sabato presso lo Stadio Nazionale, dove si era trasferita partendo dal Motovelodromo Appio. La Dominante fu il primo club genovese nato dalla fusione tra Andrea Doria e Sampierdarenese, le stesse squadre che poi, nel dopoguerra, ad agosto del 1946 diedero origine alla Sampdoria, ma ebbe vita breve nonostante il terzo posto nel torneo 1929-30, cambiando denominazione poi in Liguria. L'Arsenal Taranto nacque dalla società sportiva Pietro Resta e dopo un ottimo campionato di Serie B nel 1947 confluì nella principale società cittadina, il Taranto Football Club. Infine l'Alzano Virescit, erede di un club di Bergamo, la Virescit Boccaleone, che mancò la Serie B nel 1988 nello spareggio contro la Regina. Spostandosi ad Alzano Lombardo, il club riuscì a disputare in B il campionato 1999-2000.
La regina conquista nello spareggio di Perugia il passaporto per la B che attendeva da ben 14 anni, superando per 2-0 la Viracit di Bergamo. Un esercito di tifosi calabresi ha assistito ai 90 minuti più importanti del torneo, quelli che hanno segnato un'inversione di tendenza per la formazione guidata da Nevio Scala, apparsa più determinata e con le idee chiare sul rettangolo di gioco. Match delicato quindi scorbutico e su un tiro piazzato la regina ipoteca la sua vittoria. Nono minuto, Raggi tocca per Bagnato ed è l'1-0. Così ecco l'inserimento di Catanese che dopo un'azione prolungata batte dal bello ed offre ai tifosi calabresi la gioia della cadetteria. La regina a pieno titolo torna quindi fra i big del calcio unitamente alle altre quattro neopromosse in B: Ancona, Monza, Licata e Cosenza. Tempi moderni, Fermana, Gallipoli e Porto Gruaro. In tempi più recenti si sono affacciate in B piccole realtà che non sono riuscite a dare continuità a un grande exploit nei precedenti campionati di Serie C. La Fermana del presidente Battaglioni si affacciò in cadetteria nel campionato 1999-2000 affrontando anche il Napoli, ma non riuscendo a conquistare la salvezza né a ripetersi in seguito. Il passaggio in area di rigore, attenzione, il tiro! Il Gallipoli del presidente Barba partì addirittura dai dilettanti, ma l'impossibilità di ammodernare l'impianto sportivo cittadino e il trasferimento a Lecce misero un punto a una scalata inarrestabile con la promozione in Serie B ottenuta con il principe Giannini in panchina. Gallipoli è qui la festa, lo storico sbarco in Serie B merita proprio un tonificante bagno di mare con tanto di trenino per sbollire paure e tensioni. Poi la passerella dei protagonisti, a bordo di un carro allegorico a forma di barca preparato dai maestri carpestai che attraversa le vie della città tra la folla in delirio. Non è un sogno, oggi la Serie B è una realtà, una città impazzita di gioia, investita dalla festa che abbraccia l'intera comunità. La Serie B, costruita, inseguita e guadagnata sul campo con merito, con il sacrificio e l'abnegazione di tutti. Il Porto si prese in uno storico match a Verona la Serie B diretta e affrontò poi in Coppa Italia anche la Lazio all'Olimpico, scivolando però di nuovo tra i dilettanti. Occhio mette dentro e spaccata il tocco di testa di Altinier e batte Raffaele, un gol che non decide solo la partita, ma un intero campionato. Il Porto Gruaro va in B, per il Verona l'azzardo dei playoff. E se la gioia dei giocatori veneziani e dei loro tifosi è più che giustificata, per i gialloblu un'altra partita persa per i molti errori e un po' di sfortuna. E così di una manciata di secondi dalla fine con Verona e Porto Gruaro quasi rassegnate ad essere superate dal Pescara, arriva invece il gol che nessuno quasi più si aspetta. Un gol che da una parte apre di sicuro le porte al paradiso, dall'altra, se non quelle dell'inferno, almeno quelle del purgatorio. I Ruggenti 70, Sorrento, Matera, Massese. Negli anni 70 ci sono state anche altre uniche volte in B significative. Il Sorrento nel campionato 1971-72 si spostò allo stadio San Paolo di Napoli per affrontare il suo unico campionato di Serie B. Storica anche la promozione del Matera con il presidente Franco Salerno al timone, al quale venne poi intitolato lo stadio cittadino, che dopo un buon inizio mancò però la salvezza, retrocedendo anche nella stagione successiva dalla C1 alla C2. Indietro per Generoso. Questi è PK3 ed è finita, amici, sì, è finita, la partita è finita, il Matera in Serie B nella stagione che noi tutti potevamo definirla poco felice, il Matera ha conservato e appunto ha conservato quella calma necessaria che gli ha fruttato la Serie B. Come vedete l'invasione pacifica si è ripetuta anche qui a Lucca, i giocatori sono veramente inneggiati, slogan si gridano, caroselli improvvisati da tutte le parti. La Massese ha raggiunto la cadetteria nella stagione 1970-71, terminando però all'ultimo posto in classifica.
La rinascita degli anni 40, Bolzano, Centese, Vitanova, Ponte San Pietro, Forlì, Mestre e Maceratese. L'immediato dopoguerra è stato un periodo di rinascita e fermento in cui diverse formazioni si affacciarono in B anche solo per una toccata e fuga. Tra la stagione 1946-47 e la stagione 1947-48 si sono ritrovate in B il Bolzano, unica formazione altoatesina finora arrivata così in alto, la Centese, esponente della provincia di Ferrara, e la Vitanova di Ponte San Pietro, altro club della provincia di Bergamo, che si è sempre ben distinta nelle categorie professionistiche. E poi il Forlì, che fece parlare di sé in Coppa Italia negli anni 90, e il Mestre, proprio negli anni in cui il Venezia era una presenza costante ai piani alti della Serie A. Da segnalare invece la Maceratese, provincia marchigiana, che prima della guerra si è affacciata in B, senza però raggiungere poi i risultati di realtà regionali come Ascoli, Ancona o San Benedettese. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!